caro papà, finché ti scrivo vuol dire che sei vivo. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. L'ultima lacrima mi è caduta tra i gomiti appoggiati sul tavolo della cucina. Ed è lì che, continuando a bestemmiare il motivo della vostra partenza, ho scorto la risorsa dei 10 fogli. 10 fogli bianchi. Con sesto senso, quello dell'istinto concesso a noi sordomuti, ho sempre sostenuto e amato Berlinguer. Amavo la sofferenza delle sue rughe, amavo la sincerità degli occhi, amavo gli spigoli onesti del viso che mi raccontavano la storia di una brava persona. Mamma, e ho saputo qualche mese prima della partenza, fin dalla prima scheda del 1946 all'ultima del 1981, ha sempre votato Democrazia Cristiana. Cazzo, il compromesso storico l'abbiamo inventato noi. Che cosa pensi? A chi credi? Per chi voti? Insomma, hai deciso che cosa vuoi fare da grande? Certo, certo, farò il cantante. Il cantante? Sì. Ma quello non è un lavoro. Lo so, però si guadagna tanto. Le brave persone non si misurano su quello che riescono a guadagnare, ma su quello che sanno fare e offrire. Volevi fare cantante, puttana Eva, volevi inculare il mondo inculò te. Papà, guarda che malgrado quell'inverno che mi stringeva e possedeva peggio di una malattia, io ci ho provato, ti giuro che ci ho provato. Infilando un braccio fuori dalla nebbia ho afferrato la pianta della volontà e aggrappandomi all'ultimo muscolo mi sono tolto l'abito del mascalzone e, schivando l'ipotesi dell'angelo, sono andato contro il timore della salita e alla scoperta della fatica. Sì, papà, la meravigliosa, straordinaria e fantastica fatica di vivere. I sordomuti parlano con le mani e ascoltano con gli occhi. I sordomuti sono facili da comprendere. Loro, quando vogliono abbracciare, abbracciano. Quando vogliono baciare, baciano. Quando vogliono piangere, piangono. E tutto senza la delega veloce della voce, ma con la verità presente degli affetti rumorosi. Pronto? Sì, sì. Pronto, pronto? Sì. Signor Valendo? Sì. Siamo a Segreteria Industriale Veneto e siamo lieti di annunciarle che il suo libro è stato scelto per la cinquina dei finalisti del Premio Campiero. Cosa? La cinquina di cosa? Del Premio Campiero, signor Valendo. Senti, ma cazzo sto parlando? È il Premio Campiero a cinquina industriale Venezia, Industriale Venezia Campiero. Senti, da farti i giochetti con tua sorella e da rompere i coglioni di qualche altra parte, dai. Arrivo, dai. Con un bicchiere, diretto mio, dai, giuro, uno solo, dai, arrivo, dai. Aspetta un attimo, dai, solo un bicchiere. Ancora un bicchiere, maledizione a me, a quella merda di sete che mi attaccava al culo alla sedia. E maledizione a quella puttana di gola che si prostituiva a tutte le offerte. Un giro per tutti, io ringrazio, ricambio, un altro giro, ringrazio, ricambio. E se permettete, contraccambio, sì. Fino a quando il gioco del cambio che contraccambia e ricambio del contraccambio ci stendeva tutti sul tavolo. Papà, te lo chiedo oggi, te l'ho chiesto ieri, te lo chiederò avanti fino a esaurire l'ultimo punto di domanda. Ma perché tutta quella rabbia contro chi ti ha voluto sempre così bene? Perché tutto quel tuo vantarci come un orgoglio sulla vita e poi tutto quel rovesciarci addosso la sconfitta in casa? Perché quella voglia di vendere il tuo bene sincero alla cattiveria ubriaca? Ricordo come se fosse la dolcezza cara di una poesia, l'abbraccio più bello, consumato in un ospedale infantile per festeggiare la nascita di Alessandro, il tuo primo genito. La gioia insperata di vederti diventare padre. Sì, ho fatto tutto quello che bisognava e non bisognava fare.
Ho imparato il silenzio, scontato la solitudine, ubriacato la mente con l'eccesso dell'abuso, ho pagato la follia del manicomio, estinto la pena dentro la castrazione scura del carcere. Ho amato donne straordinarie, contribuito a mettere al mondo la bellezza di 3 figli. Poi scritto libri, vinto premi, incontrato gente, abbracciato pianti, sollevato inciampi, vissuto tanto, vissuto intensamente. E adesso, per non cadere nell'esagerazione, mi siedo sul tempio e attendo la tua attesa. Allora, a presto, papà. A presto, figlio mio. Ah, scusa, Pino. Sì, dimmi, papà. E quando era l'ora di partire, vecchio mio, scommetto che ti giochi il cielo a dare anche con Dio, e accetterà, lo giuro, perché il cielo dove sta, se non ti rassomiglia, che ci fa?